dell'Artigaria, con noi Matteo Vischiari, con Geoanarchia, appunti di resistenza ecologica. Perché appunti di resistenza ecologica? Perché secondo me valeva la pena di scrivere alcune cose sul problema dell'ambiente e di come la scrittura può fare qualche cosa di concreto di fronte all'emergenza ambientale. Il tuo punto di vista da dove parte? Parte dal fatto che secondo me il problema è un problema di perdita dell'immaginario. Abbiamo perso il modo di immaginare le cose, di immaginare la terra, e quindi secondo me è una cosa importante provare a lavorare sulla scrittura e sulla parola per fare resistenza ecologica. La resistenza, che di solito è vista come qualcosa anche di lotto, di strenua, con la terra, che di solito richiama un immaginario un po' più pacifico, come si possono insieme collegare? Al contrario, secondo me la terra è proprio il discorso della terra e del problema ambientale, è una continuazione della resistenza di quella che io ho ereditato dalla mia famiglia, dai miei nonni, che è una resistenza proprio legata alla resistenza con la R maiuscola della guerra, per cui loro hanno combattuto una lotta antifascista e secondo me oggi c'è un fascismo che sta tentando di affossare l'ambiente. E secondo me è veramente importante riuscire oggi a fare una resistenza di questo tipo attraverso la scrittura e la parola poetica. In un passaggio del tuo libro dici: interroghiamoci sugli oggetti di consumo che ci circondano, ci fanno vivere nel presente o in un futuro fittizio? Ti giro la tua domanda. Non è una domanda la mia, è un modo di dire, perché effettivamente siamo in un regime di neoliberismo. Anche qui ci troviamo in un ambiente in cui tutto quanto è commerciale alla fine, nonostante ci troviamo anche in ambienti dove si fa resistenza attraverso una stampa alternativa, una stampa di nicchia, così. Però siamo comunque all'ingotto di Torino. E la cosa interessante sarebbe di riuscire a lottare anche contro questo tipo di sistema per parlare della terra in un modo radicale. Qual è il modo radicale? Uscire da luoghi chiusi di questo tipo e andare a camminare. Andare a camminare con Geoanarchia, appunti di resistenza ecologica.